E salve a tutti youtubers, qui è Caleco84 e bentornati su Space Engineer Space Modding. Oggi sono qui per mostrarvi tre nuove mod, una delle quali potremo vedere fra poco qui. Vi ricordano qualcosa? Esattamente, direttamente da Sectan abbiamo i bugs di Starship Troopers. Guardate che belli che sono. Allora, si tratta di una versione iniziale. Infatti, non fanno molto, cioè non hanno animazioni particolari, però sono fighissimi già e molto alti, devo dire. Adesso vediamo se. Ah, ok. Lago, ma a loro non sembra importare. Crepa! Ah, ne vuoi anche tu? Che fighi. Comunque, abbiamo questi meravigliosi insettoni che sono molto più grossi, devo dire, degli insetti normali. Le collisioni non sono ancora tutte a posto, vedete, gli passo attraverso praticamente. No? Senza troppi problemi. Ma sono veramente fighissimi. Ci sono sul workshop, come dicevo prima, è la versione 1. Sectan prevede di farne molte altre versioni, che sono la versione Warrior, la versione di tante altre cose, non so adesso che nomi gli ha dato, ma tipo trasportatore, scout, eccetera. Ok, questo è. Ok, è morto a testa in giù. Guardate che fighi, sono proprio fatti bene. Wow. Complimenti. Ok, vedo. Ok, questa è colpa. Mamma mia, che animazione brutta! Ah, via, 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 via! Comunque, questa è la prima mod che volevo mostrarvi perché è fighissima. Volevo mostrarvela da un bel po' di tempo, però non ho avuto il tempo. Haha, ho fatto la battuta. Ma. Ok, fine, morto. E hanno le stesse caratteristiche di tutti quanti gli altri, quindi se noi andiamo qui e li apriamo, per così dire, dentro ci troviamo in questi computer, in quello laggiù, se ci arriviamo prima che disappear. No, niente, ci siamo arrivati troppo tardi. Ci fossimo arrivati prima che scompariva, c'era qualcos'altro all'interno. Insomma, hanno la stessa identica funzione dei ragni normali, ma sono quelli di Starship Troopers. E c'è un livello creato da Last Stand Gamer, che probabilmente scaricherò, dove c'è l'avamposto di Starship Troopers da difendere. Ora, purtroppo non c'è ancora nessun modo per regolare lo spawn di queste bestie. Sarebbe veramente figo poterne spawnare tipo 20 per volta che attaccano la base e noi dobbiamo difenderla, ma ovviamente non è che si possa pretendere troppo. E questa era la prima modo che volevo mostrarvi. Direi che ora possiamo passare alle altre due. Ed eccoci qua con la seconda e terza mod della giornata, signori! Avete davanti a voi i Dust Thrusters di Tumble TV. Esatto, lo stesso che ha fatto la serie Azimuth. Ragazzi, guardate che fighi. Allora, come funzionano questi Dusty Thruster? Allora, hanno una particolarità. Ce ne sono due versioni. Come potete vedere, abbiamo sia grossi che piccoli e sono solo per nave piccola. Sulle stazioni e le navi grandi non ce ne sono. E se guardate bene, c'è scritto nel nome Atmospheric e Oxygen. Allora, gli Atmospheric c'è poco da dire. Come li piazzi funzionano. Vedete, sono attaccati normalmente alla carena e si accendono perché sono atmosferici. Se noi però piazziamo gli oxygen, vedete che restano spenti. Non fanno aria. Come mai? Eppure la batteria c'è. Vedete, qui abbiamo una batteria che è carica. Abbiamo un generatore d'ossigeno e una tanica di ossigeno che in questo momento è spenta perché effettivamente non ci servirà. Ma come mai non si accendono? Molto semplice, non si accendono perché non hanno ossigeno. Letteralmente, queste che vedete verdi in questo momento sono air vent, sono ventole da reazione. Esatto, infatti questo che vedete qua dietro enorme non è questo. Ok, questo è atmosferico tra l'altro. Non è questo.
che è un propulsore ad ossigeno. Vedete? Infatti, se guardate, ha il tubo dell'ossigeno piccolo. Perché? Questo perché se noi... Ok, premiamo G e clicchiamo su questo e su questo e andiamo qua sopra, possiamo vedere che in realtà si tratta di un oxygen thruster a metà, vedete, con un tubo che va giù a cui si attacca praticamente la tubazione standard, per così dire, e se noi vogliamo gli possiamo aggiungere una air vent. Tac! In questo modo prende direttamente l'ossigeno dall'atmosfera e lo utilizza per funzionare. Ma come mai non sta funzionando? È acceso, esatto, è acceso ed è sistemato, scusate sto facendo un po' di casino con il comberio, ed è sistemato in butta fuori aria, ma per poter funzionare noi dobbiamo mettere in depressurizzazione. Infatti se noi ora entriamo nella nostra cabina di comando e proviamo a muoverci, vedete, sto premendo la barra spaziatrice, premo avanti, indietro, destra, sinistra, non succede assolutamente niente. Ma nel momento in cui premo il tasto 1, metto in depressurizzazione le air vent, tac, e ora vedete che ci possiamo muovere. I propulsori a ossigeno partono e funzionano. Ora, qual è il vantaggio di tutto ciò? Il vantaggio di tutto ciò è un consumo energetico nullo, vedete? La potenza consumata è allo 0,19%, perché? Perché le ventole prendono ossigeno e poi, in base a quanto ossigeno abbiamo, questo ossigeno viene inviato ai vari propulsori che fanno in modo di utilizzarlo nel miglior modo possibile, nel modo più efficiente possibile, mettiamolo in questo modo. Il che rende questa nave la soluzione più economica sul pianeta. Ovvio, gli serve ossigeno per funzionare, quindi meno ossigeno c'è nell'atmosfera, meno lei funzionerà. Di conseguenza, su Marte non funziona, sul pianeta alieno non funzionerà un granché, mentre sulla Terra funzionerà perfettamente. E anche sulla Luna non funziona, sia chiaro, e ovviamente nello spazio, perché nello spazio non c'è ossigeno. E questa è veramente una figata. Tumble TV è un genio, tra l'altro sul serio questi propulsori sono veramente ma veramente fighi da vedere, dai, sono veramente belli. La seconda mod invece la state vedendo adesso nel menu di sotto, ma la vedete anche assemblata qua, per così dire, sono i conveyor, sono i Dusty Conveyor System, sempre da Tumble TV, e sostanzialmente sono stati fatti apposta per i Dusty Thruster, e devo dire che ci donano un macello, stanno veramente bene. Adesso diamo un po' un'occhiata alle varie versioni. C'è la versione per nave grande, un momento, che questa per esempio, vedete questo tubo qua è per nave grande, e ci sono tutti gli altri qua sotto, vedete, medium, medium, 4 punti medium, un momento, no, forse questo qua, ok, vedete, a 3 punti, sono quelli che c'erano un po' di tempo fa sul workshop, che però erano conveyor standard con tutte quante le divisioni, e questi sono veramente fighi, credo che siano anche più leggeri, i materiali sono gli stessi identici del... dov'è? Gli stessi identici dei conveyor standard. Il problema è che, come potete vedere, nulla di tutto ciò ha ancora le fasi di costruzione, vedete? Assolutamente non le ha. Possiamo vedere quando non funzionano, credo che non funzioni in questo momento, non ne sono completamente sicuro, ma comunque conoscendo Tumble TV le fasi di costruzione arriveranno davvero a breve, quindi non c'è troppo di cui preoccuparsi. Un pezzo molto figo che ho visto è questo qua, Dusty Conveyor Piece, questo qui, che permette di fare più o meno delle forme abbastanza strane, secondo me molto figo, devo dire, molto bello, mi piace veramente tanto, e ahimè c'è solamente per nave piccola, ma va bene, va bene. Una piccola critica che ho da fare è che è facile confondersi. Se per esempio noi vogliamo mettere un thruster in questo punto e andiamo qua, se non stiamo attenti, vedete, tra atmosferico
e ossigeno non c'è nessuna differenza, specie quando la nave è accesa. Mettiamola così, se spegniamo la nave ci accorgiamo che mettiamo un propulsore sbagliato, perché con la nave che non dà ossigeno i propulsori ossigeno restano spenti mentre quello atmosferico rimane acceso, quindi ci si accorge dell'errore e si sostituisce, ok? Però sarebbe stato più bello ad esempio creare una mod separata per i propulsori ossigeno e una mod separata per i propulsori atmosferici, perché comunque con un propulsore atmosferico non ha alcun senso fare tutto questo sistema di raccolta dell'ossigeno, non ha senso, quindi per evitare confusione sarebbe stato meglio, a mio modesto parere, metterlo in una mod separata, esattamente come ha fatto per i trasportatori. Questi trasportatori sono in una mod separata dai propulsori. Ma direi che questo è tutto, gente. Questa nave mi è venuta stranamente bene. Cioè, per averla costruita in tipo 5 minuti, giusto per poter piazzare tutti quanti i pezzi, è venuta veramente, ma veramente bene, ragazzi. Mi piace. Credo che continuerò un qualche tipo di progetto con questo design. Vedrò un pochino che cosa riesco a combinare. Sento che verrà qualcosa di bello. Me lo sento. Ok, gente. Direi che questo è tutto. Queste erano le tre mod che volevo mostrarvi per oggi. Devo dire che la qualità delle mod sta lentamente ma inesorabilmente salendo. E la cosa mi piace veramente tanto, ragazzi. Veramente tanto. Ma detto questo, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso cliccate su mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale per altri video, ricordate che mi trovate anche su Twitter, Xbox e Facebook, e ci vediamo alla prossima, gente. Ciao ciao!